Diciamo che Pistoia è stato l'inizio in una piazza importante. Avevo fatto un bel po' di gavetta perché Cerretese, Castelfiorentino e Rosignano erano state fasi importanti nel mio percorso di crescita da dirigente. Poi Pistoia è comunque una grande piazza con pressioni, con storia, tifoseria, stadio. Pistoia è una città dove si vive il calcio, si respira calcio. Pistoia è una grande piazza. Iniziamo dall'estate in cui ho conosciuto l'allora dirigente Luciano Bonzi, con il quale abbiamo deciso di iniziare questa avventura che mai avrei immaginato che durasse tanti anni e mi lasciasse un arricchimento professionale e umano che ritengo fondamentale per il percorso che è stato successivamente. Sono stato onorato della chiamata della Pistoiese, poi fortunatamente è arrivato subito il successo con mister Agostiniani e con Piemontesi, direttore sportivo. È stata la vittoria di una squadra davvero forte quando Orazio Ferrari in sede di presentazione disse: faremo una corazzata. A distanza di anni possiamo dirci che grazie alle risorse messe a disposizione dalla società, effettivamente per la categoria era davvero una corazzata. Ma al di là del valore dei singoli straordinari, i meriti di Agostiniani, che ha saputo regalare quel qualcosa che serve per vincere, ha saputo regalare a quel gruppo il senso di appartenenza che solo un pistoiese doc come lui poteva dargli. Poteva sembrare scontato di vincere quel campionato, ma non è stato così perché Pisa e Massese erano due squadre altrettante forti. Però il grande merito del mister è stato far diventare quel gruppo di giocatori forti una squadra. E secondo me questa è stata la differenza. La squadra Pieroni, Balleri, Stefanelli, Lisi, Arricca, Flauto, Calanchi. Quella sera fu una vittoria, una sera freddissima, con un pubblico di altre categorie. All'ultimo tuffo finì 1-0 per noi. Spadoni. Spadoni. È stata davvero una bella serata, una bella vittoria. Ci ha aperto le porte della promozione. C'è stato poi il primo anno di Serie D che è stato molto più difficile del previsto, con una squadra altrettanto importante che avevamo allestito, ma che poi per mille motivi non siamo riusciti a decollare, e in quell'annata lì riuscimmo a rimettere la nave in porto grazie all'avvento del direttore Giovannini e di mister Indiani. Fu fondamentale il loro apporto. L'annata non era iniziata nel migliore dei modi. L'anno dopo è stato un anno importante con l'avvento del direttore Giraldi. Ha collaborato poco con noi, ma ci ha lasciato idee, ci ha lasciato una traccia. Anche tecnicamente aveva portato giocatori che poi nell'arco dei 2 anni si sono rivelati fondamentali per il ritorno in Serie C. Un'annata dove eravamo partiti bene, poi ci siamo un po' smarriti. Poi a febbraio, con l'avvento di mister Morgia, a ridare entusiasmo a un ambiente che lo stava perdendo, ha fatto un finale di campionato davvero importante. Ricordo 14 partite nell'era Morgia di quell'anno lì, 11 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta a Santhià nei playoff, con una squadra che considero una squadra con valori altissimi. E davanti in quell'anno lì avevamo Toledo, Bigoni, Floriano, Mussi, Carnevale, Gucci. Per la Serie D devo dire che è tanta roba. Avevo avuto il mister proprio ad Empoli come allenatore della primavera. Era un mister che mi aveva lasciato, sia da un punto di vista di valori umani che tecnici, mi aveva lasciato tanto. Si verificò in quell'inverno l'opportunità di averlo come allenatore. Io come dirigente non ci ho pensato un attimo. Penso che l'anno successivo Orazio e Marco abbiano permesso a me e al mister di creare un percorso, un programma, un progetto, una squadra davvero importante. Ci hanno messo nelle condizioni di lavorare al meglio, perché dentro di loro c'era questa grande voglia, questo grande desiderio di riportare la Pistoiese in Serie C dove meritava. Arrivò Peluso, arrivò Nocentini, furono inseriti anche altri giovani bravi, dimenticare Buglio, Gambadori, Cecchi, Nocentini, Pollacchioni. Qui facciamo degli errori, Belli, Giordani. È un gruppo che è stato fondamentale nella rinascita della Pistoiese per tornare in Serie C. No, ci dimentichiamo Varutti, Minincleri, difficile dimenticare la stagione di Bigoni con 23 gol. Il 3-4-3 di Morgia era da stropicciarsi gli occhi. Pistoia è una piazza importante dove ci sono sì le pressioni, ma nelle vittorie ti regala emozioni uniche. Vincere i derby con la curva nord piena non è poco. Nella fortuna che abbiamo avuto di viverla noi nel nostro percorso, tante volte era un'emozione unica festeggiare una vittoria con la tifoseria. È stato davvero un bel periodo per me, un pezzetto di vita calcistica. È stata arancione, senza dubbio.